Pietro Smargiassi, anche alle prossime elezioni regionali dell'Abruzzo sarà candidato con il Movimento 5 Stelle, qualche giorno fa le votazioni online, insomma abbiamo letto anche sui post che è molto soddisfatto del risultato ottenuto. Assolutamente sì, un risultato anche più alto di quello che mi aspettavo, devo essere onesto. Il riconoscimento evidentemente al lavoro fatto in 4 anni da parte degli attivisti, perché avevano diritto al voto soltanto gli attivisti iscritti al blog, mi è arrivato e sono contento. Non posso che ringraziare davvero tutte le persone che hanno creduto fino ad oggi in me e che continuano a credere nel mio lavoro. Quindi si ripresenterà agli elettori per chiedere nuovamente il consenso come 5 anni fa, in cui è stato eletto consigliere per la prima volta? Con che spirito si approccia a questa seconda campagna? Guarda, io sono convinto che il lavoro è soltanto iniziato, debba essere completato. Abbiamo ancora tante leggi depositate nei cassetti che questo governo ci ha impedito anche di poter discutere all'interno delle commissioni. Vorremmo completare quel lavoro e vorremmo realizzare finalmente il nostro programma elettorale, non quello di altri, né ostacolare quello degli altri. Realizzare il nostro programma di un Abruzzo diverso da quello che abbiamo visto fino ad oggi. C'era stato un piccolo giallo sulle regionali con la prima elezione che poi diciamo nel corso della giornata è stata annullata e poi riproposta in questi giorni. Si è parlato molto di questo episodio. Cosa è successo in realtà? Beh, si è parlato molto, è davvero quella la cosa forse più grave. In realtà c'è stato un problema tecnico che ha portato a annullare l'intero procedimento, perché il mio nome non appariva purtroppo nell'elenco dei candidati. Non avendo alcuna colpa né responsabilità, lo si evince dal fatto che oggi sono presente, ieri ero presente nelle primarie, è stato necessario annullare quelle e ripetere tutto il procedimento da capo. Evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto. Giusto o sbagliato che sia, credo che non ho commesso nulla di particolare da essere tirato fuori da una competizione elettorale. Nessun errore, lo dimostra il fatto che oggi sono all'interno e sono il più votato in questa provincia dopo Sara Marcozzi, che è il nostro candidato governatore. E 5 anni fa siete entrati per la prima volta nel governo regionale, a questo giro vi candidate per andare al governo regionale, da quello che insomma vi proponete. Certo, e questo è il progetto che abbiamo e l'ambizione è sicuramente molto grande. Però l'idea nostra è di una regione completamente diversa da questa, è una sanità completamente diversa da questa, infrastrutture, parchi, gestione del patrimonio, gestione di tutti quegli enti partecipati, strutturali di questa regione, completamente diversa. Quello che abbiamo visto non ci è piaciuto, abbiamo provato in questi anni a ostacolare alcuni meccanismi che la politica ha reso ormai fissi, si ripetono sempre uguali a prescindere se al governo ci sia la destra o la sinistra, sono meccanismi vecchi. La regione non può fermarsi a quell'idea di politica, a quell'idea di regione. Noi abbiamo un'idea diversa, speriamo di poterla realizzare, siamo convinti che il nostro lavoro i cittadini in questi anni lo hanno visto e siamo certi che ci premieranno con il loro consenso alla prossima tornata elettorale.